tutti a questo evento annuale della Scuola Superiore di Counseling Filosofico. Quest'anno ci troviamo in questa sede nuova, spero che sia gradita, soprattutto è comoda perché negli intervalli possiamo anche divertirci un po' in giro, quindi questo è anche un po' un'alternativa alla nostra sede abituale. Allora, l'argomento di quest'anno è un argomento secondo me molto interessante da diversi punti di vista. È un seminario, quindi il seminario noi seminiamo e poi dobbiamo raccogliere, quindi il senso dovrebbe essere il senso della coscienza nel counseling filosofico, perché potremmo domandarci: ma che senso ha la coscienza, il problema della coscienza nel counseling filosofico? Quindi l'autocoscienza, la coscienza di sé, della propria vita psichica, è un elemento fondamentale in chi fa un lavoro intellettuale, no? In questo senso. Certo che l'autocoscienza in un counseling filosofico, ma anche in una psicoterapia, è fondamentale. Se non c'è capacità di introspezione e di insight, è difficile fare un lavoro del genere, anche come formazione personale, come se nella formazione personale un counselor o un psicoterapeuta debba avere un lavoro di autocoscienza, di introspezione. Se non ce l'ha, se risulterà molto debole, molto fragile. Quindi, a questo punto abbiamo capito una cosa, che per la coscienza, quello che noi abbiamo definito come consapevolezza di sé, di se stessi, dell'ambiente, ha due presupposti. Quella della vigilanza, ci deve essere la vigilanza, abbiamo visto quali sono le strutture, i meccanismi alla base della vigilanza, ma anche dei contenuti, perché senza contenuti ovviamente la coscienza non c'è. Voi prendete un fascio di luce e se non ci sono i suoi oggetti da illuminare, la luce non c'è praticamente. La coscienza è la stessa cosa, deve essersi in coscienza di un qualche cosa. E noi possiamo giungere ad un controllo, a un miglioramento della natura emozionale, però anche qui per renderlo è una visione piuttosto ottimistica, più creativo, capace di godersi le gioie della vita. Ciò che io mi aspetto incide sul presente e anche sul passato, cioè il dato passato non è un dato chiuso. E non è chiuso non solo perché ovviamente condiziona il presente e il futuro, ma non è un dato chiuso perché ogni volta, poiché la coscienza si muove, usiamo questa immagine, questa metà, si muove, ogni volta il passato acquista un significato nuovo, a partire dal presente e soprattutto a partire dall'attesa del futuro. Quando la psiche coglie le immagini sensibili e le immobilizza nel suo quadro mentale, costruisce un mondo apparente. Ma se iniziamo a accorgerci che questa realtà, che gli orientali chiamano il velo di Maya, che è sicuramente necessaria all'esistenza, è una costruzione parziale del nostro intelletto che serve all'azione, ma non alla comprensione della nostra storia, della nostra vita in un senso più ampio, allora ci svegliamo. Allora si sveglia la coscienza, o meglio quella che noi abbiamo definito loro coscienza, e scopriamo che le idee della nostra mente e le forme della vita hanno in sé delle zone d'ombra irrisolte, misteriose da scoprire, che meritano di essere illuminate e svelate. Cosa diceva Heidegger? La vita è una retta, comincia di lì e finirà, la nascita e la morte. Se tu in un punto apri una finestra, vedi tutto quello che hai fatto e che è successo in quella vita. Io non so di come l'ho fatto, ti dico quello che hai provato, emozioni, sentimenti, sofferenze, tutto quello che c'è nell'inconscio, una scatola nera, registra tutto. Attraverso l'elaborazione di quel tutto tu puoi capire a cosa ti serve l'esperienza. Tant'è vero che dico, la vita cosa serve? A imparare. Noi nasciamo, cresciamo, chiamiamo in questa vita materiale per imparare. Chi è che impara? Il corpo, la mente, l'anima. C'è un infinito dentro il finito che ha un significato. È talmente fondante che la definizione di yoga potrebbe essere la scienza della mappa degli stati di coscienza. Quindi la mappatura del percorso e dei flussi degli stati di coscienza. E quindi non c'è una coscienza, ma c'è una coscienza
che si registra in ogni momento come stato, e lo yoga è questo fermare lo stato di coscienza all'interno di una mappa.